Elodie ha espresso la sua opinione sulla musica trap e sui trapper. Ultimamente questa cantante è diventata ancora più famosa con l'uscita del suo album Red Light. Tuttavia, sembra che la sua visione della musica trap non sia così positiva. Benvenuti su audiofollia.it. Potete trovare servizi come produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, trascrizioni spartiti, idee, regalo creative e molto altro. Chiedi un preventivo. In un'intervista rilasciata in occasione del lancio del suo nuovo album, Elodie ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti riguardo ai trapper e alla scena trap in generale. Ha definito alcuni esponenti della musica trap scadenti e ha confessato di non comprenderli completamente. Queste dichiarazioni hanno suscitato un certo scalpore tra i suoi fan e nella comunità musicale in generale. Elodie sembra suggerire che parte del rap odierno, in particolare i giovani artisti, potrebbe cercare di emulare un modello americano. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui non riesce a connettersi con questa parte della scena musicale. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli o nomi specifici su chi avesse in mente quando ha fatto queste affermazioni. La sua critica alla scena trap è stata abbastanza esplicita: non mi piacciono, non li comprendo e non ci collaborerei mai. Queste parole hanno sollevato molte domande tra i suoi fan e tra gli appassionati di musica. Chi o cosa ha influenzato queste opinioni di Elodie? È possibile che abbia avuto esperienze negative con alcuni trapper o che semplicemente non le piaccia il genere musicale in sé? Alcuni articoli menzionano anche il suo recente interesse amoroso con Andrea Iannone, un pilota e ex fidanzato di Belen Rodriguez. Dopo appena un anno d'amore, sembra che la coppia sia andata a convivere. E Elodie parla positivamente della relazione. Descrive Iannone come un ragazzo pulito, buono e rispettoso, sottolineando la presenza di rispetto, bellezza e poche incomprensioni nella loro storia d'amore. In definitiva, l'intervista di Elodie e le sue opinioni sulla musica trap hanno certamente fatto parlare di sé. Mentre la cantante si prepara a lanciare il suo nuovo album, i fan rimarranno curiosi di vedere se le sue opinioni influenzeranno in qualche modo la sua musica futura o le sue collaborazioni. Nel frattempo, la sua storia d'amore con Andrea Iannone sembra procedere nella direzione giusta, portando un tocco di romanticismo alla sua vita al di fuori della musica. In conclusione, Elodie è una figura interessante nel panorama musicale italiano, e le sue opinioni provocatorie sulla trap aggiungono un elemento di dibattito al mondo della musica contemporanea. Resta da vedere come queste opinioni influenzeranno il suo percorso artistico e se porteranno a futuri confronti con gli artisti trap. Grazie per essere arrivati fin qui. Vi invito a seguire tutti i social di audiofollia.it. Se siete su YouTube, iscrivervi al canale, azionare la campanella, lasciare un like e un commento. Qualora abbiate necessità di produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, trascrizioni spartiti, idee, regalo creative per ogni occasione, potete scrivere attraverso la sezione contatti del sito audiofollia.it. Alla prossima!